Allora, premesso che io non so precisamente cos'è Skyrim, andiamo a vedere la wiki di Microsoft, che di solito è affidabile. Descrizione: vincitore di oltre 200 premi gioco dell'anno, Skyrim Special Edition porta sui vostri schermi il fantasy epico con incredibili dettagli. La Special Edition include il premiato gioco completo e tutti gli add-on più nuove funzionalità come grafica ed effetti rinnovati, raggi di luce volumetrici, campo visivo dinamico, superfici riflettenti e altro ancora. Inoltre Skyrim Special Edition porta i mod del PC sulle nuove console, nuove missioni, ambienti, personaggi, dialoghi, armature, armi e altro. Insieme ai mod darà vita a un'esperienza senza limiti. E quindi cos'è Skyrim? Vabbè, lo scopriremo, va. Ma prima di cominciare, ragazzi, volevo dirvi subito che uscirà un altro video di un gioco Bethesda. Quindi scrivete nei commenti come che gioco è. E se avete indovinato, vi saluterò nel prossimo video e vi metterò un cuoricino al commento. Detto questo, ragazzi, io vi lascio al video. Buona visione. Buon day, spettatori di questo video. Io sono RS92Gamer e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo su The Elder Scrolls 5 Skyrim. E io chiamerò Skyrim, è l'ultima volta che io chiamerò The Elder Scrolls 5, ma dettagli. E quindi facciamo una nuova partita. Io non so se usare il controller o no. Probabilmente lo userò, quindi inizio a prendere il cavo, va? Cercando di attraversare il confine, vero? Anche noi siamo finiti dritti in quell'imboscata imperiale, proprio come noi. Dannati manto della tempesta. A Skyrim andava tutto bene prima del vostro arrivo. Se non ti stavano alle costole, avrei potuto rubare quel cavallo ed essere già a metà strada per Hammerfell. Ehi tu, noi non dovremmo essere qui. L'impero vuole questi manto della tempesta. Ormai siamo tutti fratelli e sorelle in catene. Silenzio là dietro! È lui che problema ha, eh? Vieni a freno la lingua. Stai parlando di Ulfric Manto della Tempesta, il legittimo re dei re. Ulfric, lo Jarl di Windel. Sei il capo della ribellione. Ma se ti hanno catturato... Oh, dai, dove ci stanno portando? Non so dove stiamo andando, ma Sovngarde ci attende. Non può essere vero. Non può! Guarda il governatore militare, il generale Tullius. E a quanto pare i Talmor sono con lui. Maledetti elfi, scommetto che c'entrano qualcosa. Ok. Scendere questi prigionieri dai carri. Forza! Perché ci fermiamo? Secondo te, fine del percorso. Andiamo. Non è cortese fare attendere gli dèi. No, aspettate! Non siamo ribelli! Affronta la morte con coraggio, brigante! Devi dirglielo, non eravamo con te. Questo è un errore. Andate verso il ceppo quando diciamo il vostro nome. Uno alla volta. L'impero adora le sue stramaledette liste. Ulfric Manto della Tempesta, Jarl di Windelm. È stato un onore, Jarl Ulfric. Ralof di Riverwood. Lokir di Rorikstead. No, non sono un ribelle! Non potete farmi questo! Alt! Non voglio morire! Arcieri! Qualcun altro vuole discutere? Aspettate! Ehi, tu! Vieni avanti! Ok. Vediamo. Elfo scuro no. Kaiahi no. Nord. Orco. Ecco, quelli possiamo essere che vogliamo. Ok ragazzi, questo è il risultato finale.
Ok, diamo un nome al personaggio. Allora, nome lo chiamiamo Salvers, un po' a caso in verità. Dettagli. Orco, come sei finito qui? Vieni da uno dei feudi? Capitano, cosa facciamo? Non è sull'elenco. Non mi importa se non è sull'elenco. Finisce sul ceppo come gli altri. Ai tuoi ordini, capitano. Mi dispiace. Faremo in modo che i tuoi resti ritornino a Ursinium. Segui il capitano, prigioniero. Allora, quanti nostri Ironia è che compagni? ti chiama eroe, ma un eroe non usa un potere come quello della voce per uccidere il suo re e usurparne il trono. Hai scatenato questa guerra, hai gettato Skyrim nel caos e ora l'impero ti sconfiggerà per riportare la pace. Cos'è stato? Cos'è? Non è niente, avanti! Sì, generale Tullius, amministrate loro gli ultimi riti. Raccomandiamo le vostre anime ad Aterius, che le benedizioni degli otto divini vi Per amor di Talos, fa silenzio e facciamola finita. Sale della terra come desideri. Coraggio, non ho tutta la mattina. I miei antenati mi sorridono benevoli, imperiali. Potete forse dire lo stesso? Ok. Probabilmente questa parte sarà censurata. Queste cose non piacciono a YouTube. Spavaldo nella morte come in vita. Ah, ma io avevo messo tra l'altro i sottotitoli. Ma io avevo messo i sottotitoli. Sottotitoli. Ok, sì. Lo hai sentito? Messi i sottotitoli. Prossimo prigioniero, ho detto. Sul ceppo, prigioniero. E niente scherzi. No, io? Perché io? Leggende non bruciano i villaggi. Dobbiamo muoverci ora. Su per la torre, avanti! Dobbiamo acquistare l'altro. Ah! Ok. Ah! Salto sul tetto! Eccoci. Ok. Vado. Ah, sei tu l'obiettivo, ok. Resta vicino alla parete. Presto, seguimi. Dai, muoviti! Ed è crashato. Ok, andiamo, 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 andiamo. Magari, ragazzi, so che i dialoghi forse sono un po' bassi, però ho messo i sottotitoli apposta. Anche perché commento, quindi magari quei dialoghi non li sentite. Per un drago.
il precursore della fine dei tempi. Cerca il baule, ok. Prendi tutto. Prova a guardare in qualche baule, potresti trovarci una corazza. Ok, qua, tipo questo. E però non so come si fa a mettere l'armatura. Ho fatto. Avanti, da questa parte. Della tempesta. Forse possiamo ragionare con loro. Non ci avrai. Noi vogliamo solo. Subito. Ok, sto commentando poco, sì, effettivamente sì. Ok, allora... Ah! Questo video probabilmente sarà in due parti. Ok, Morite! Morite! Vedi se riesci a trovare qualche pozione, potrebbe esserci utile. Ok, un deposito. Ok, prendiamo tutto. Qua dentro non c'è nulla. Qua dentro non c'è nulla. Questa parte. La tortura. No, che schifo. Che cosa ti fai? Non voi altri siete arrivati giusto in tempo. Ah, ma non dovevo ucciderli loro. Eravano un po' turbati per come stavo intrattenendo i loro compagni. Non lo sai, un drago sta attaccando Helge. Un drago? Su, via, non dire assurdità. Anche se ripensandoci, ho sentito degli strani rumori provenire da laggiù. Stupido. C'è qualcosa. Ho perso la chiave a me. Vedi se riesci ad aprirlo con qualche grimaldello. Ci serve tutto quello che riusciamo a trovare. Ma ho killato! No, posso prendere anche equipaggiamento? Andiamo. Siamo qui in terza persona, immagino di no. Felice di essere fuori da quel posto. Spero che di qua si vada da qualche parte. Ragazzi, la prima parte di questo The Scrolls 5 Skyrim finisce qui, ragazzi. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, fate anche la campanellina. Ovviamente tutto completamente gratuito. Lasciate un commento, secondo voi quale sarà il prossimo gioco Bethesda che proveremo. E se indovinerete vi saluterò nel prossimo video. Vi metterò un cuoricino al commento. Mi raccomando, ragazzi, seguitemi anche in live su Twitch, perché continueremo tutti i martedì di Elder Scrolls 5 Skyrim in live. Quindi mi raccomando, fate follow, che è completamente gratuito, e per fare live non c'è bisogno di essere loggati a Twitch.